Buongiorno a tutti voi, ben arrivati e soprattutto un grandissimo grazie per essere venuto sabato mattina, che non è insomma la cosa più normale del mondo. C'è già chi ha detto grazie perché sabato mattina è di solito la giornata della suocera, quindi insomma, ma e ringrazio chi è venuto da tanto lontano, per esempio dalla Puglia abbiamo alcuni partecipanti, ma poi anche dalla Slovenia, quindi avremo modo anche per conoscerci. Prima di iniziare lascio subito la parola a Festo, che si merita un enorme applauso perché ci ospita gratis in questa bellissima struttura. Anche per loro è sabato mattina. E quindi la parola... Ma anch'io la suocera. Io ho quattro bambini piccoli che tra poco si svegliano. E quindi la parola a, a ingegner Roberto Pallino, direttore della struttura, e a Alessandro Enna, dottor Alessandro Enna, che è responsabile della formazione di Festo, giusto? Grazie. Ok, a voi. Due parole solo per salutarvi, puntualissimi alle 9, come dicevo al vostro presidente, in quanto società tedesca, quindi le 9 sono le 9. Poi, siccome ci occupiamo anche prevalentemente di Lean Organization, iniziare prima o dopo non va bene, perché né produrre di più né produrre di meno va bene, per cui le 9 sono le 9. In questo faccio gli onori di casa per tutta Festo Italia, sono tre società in questo building, c'è la più grande che è quella della Industrial Automation, sotto c'è Festool che in Italia vende, comunque produce macchine per la lavorazione del legno, poi ci siamo noi che ci occupiamo di consulenza e di formazione, prevalentemente in ambito sviluppo organizzativo e Lean Organization. Abbiamo un nostro training center che chiamiamo Festo Academy, Alessandro è il responsabile e probabilmente se ci saranno altre opportunità di incontro, di formazione, Alessandro e Festo Academy saranno lieti di ospitarvi. Siamo contenti di avervi con noi, di avervi ospitato. Uno, perché crediamo, essendo anche siamo una società che si occupa di formazione, nelle competenze. Quindi le associazioni professionali che promuovono il diffondersi della cultura, le competenze, il know-how, sono fondamentali per far sì che questo paese vada un po' meglio di come sta andando adesso. Seconda ragione per cui non potevamo... Non potevamo che dire di sì, perché Thomas è un carissimo amico, per cui quando Thomas chiede qualcosa il nostro animo non può che essere di sì, quindi siamo contenti se Thomas è contento. Abbiamo anche due colleghi che hanno aderito all'associazione, sono Fabio e Bruno. Sì, avete... di mestiere sanno anche che più che di noi due che siamo meno competenti dalle vostre cose. Detto questo lascio la parola penso a Thomas, puoi salutare anche tu. Anch'io vabbè, vi do il benvenuto, capiterà magari di vederci, questo è proprio la struttura, la parte dove passiamo la maggior parte del nostro tempo io e i colleghi dell'Academy. E secondo me aggiungo a quella cosa che dicevate delle competenze anche il fatto che noi facendo spesso molti progetti di cambiamento vediamo sugli altri processi quanto è importante che le competenze della parte amministrativa finanziaria e controlling siano veramente integrate con le altre funzioni aziendali, quindi è un piacere avervi qua considerando anche poi tutte le altre tematiche che vengono svolte anche all'interno di questa struttura. Saluti. Quindi, nient'altro, buon lavoro e buona giornata. Grazie. Allora,
Siamo praticamente in quattro oggi ad ospitarvi, perché adesso ho scritto in ordine alfabetico che nessuno si lamenti qua, insomma. C'è Asso Controller che vi dà il benvenuto con il presidente Giorgio Cincirpini seduto qua davanti. Giorgio, fai una volta qui, così anche la schiena viene riconosciuta, poi ti mettiamo il bollino anche dietro. Poi c'è l'Associazione Internazionale dei Controller, qui rappresentata da Dragica Erculi, che è venuta apposta dalla Slovenia per raccontarci qualcosa sull'associazione. Quindi benvenuto anche a te, Dragica. Welcome, warm welcome to you. Really happy to see you again, I mean. Okay. E poi abbiamo l'IGC, l'International Group of Controlling, un ente che si occupa della standardizzazione nel controllo di gestione, direi più che mai importante. E un po' stiamo copiando forse anche adesso chi sta nell'accounting, quindi IFRS, US GAAP, tutti hanno degli standard, soltanto noi non ne abbiamo nel controllo di gestione. Quindi ci vorrebbe anche un po' di standard qua. Ok, allora, i budget e i tempi, iniziamo subito adesso con la presentazione di Asso Controller. Ne avete ricevuto l'invito, avete visto qual è la scaletta. Poi abbiamo una presentazione dell'Associazione Internazionale dei Controller. Ci viene raccontato da parte di Giorgio qual è l'attività adesso in Uni e il ruolo del controllo di gestione. Avremo una pausa caffè che viene accompagnato da un coffee break anche un po' più piacevole offerto da Christian Bieber seduto lì indietro, che è un software house del business intelligence. Quindi grazie anche a te, Christian. Poi gli applausi li sentiamo dopo, se ti e poi abbiamo tanto inglese, tante sigle ne abbiamo oggi, vero qua. ABC, Activity Based Costing e Lean Accounting, quindi argomenti direi molto interessanti, spero di sentire delle cose veramente belle. ABC in Italia, abbiamo fatto un'indagine, vedremo i risultati, e poi la reportistica e le regole success. Domande e risposte, alle ore 13 terminiamo, penso, di atterrare puntualmente, insomma. Poi da bravi controlli faremo anche forecast nel frattempo. Ok, allora direi, Maurizio, pronti? Okay.